Vittorio Rosato oggi qui nella riserva Spazio ai Nuotatori per un'iniziativa che su tutta la costa dei Trabocchi ormai va avanti da tanti anni. È giornata dedicata allo sport, ma soprattutto alla natura, all'ambiente e allo stare insieme. Com'è questa iniziativa che è nata da voi? Beh, diciamo che questa è un'iniziativa che nasce oltre 20 anni fa per opera del professor Basti di Ortona, che ha iniziato a fare delle nuotate ecologiche al Lido di Saraceni verso Acquabella. 4-5 anni fa ci siamo agganciati a questa iniziativa, abbiamo iniziato a fare delle nuotate, diciamo, semi-competitive nella parte sud della Costa dei Trabocchi, quindi San Vito, Lido del Cavalluccio di Rocca San Giovanni e qui nella splendida cornice di Punta Dece. E quindi anche quest'anno avevamo due tappe, oltre a quella di Ortona. Quella del Cavalluccio purtroppo è stata annullata per causa del maltempo e quindi oggi fortunatamente siamo riusciti a fare la tappa di Punta Derci, dedicata al memorial dedicato a Gennaro Di Battista, un nostro amico nuotatore lancianese scomparso da 3 anni e che noi ricordiamo in questo modo. Ci sembra il modo più opportuno per una persona che è stata sempre molto amante del mare e di questa costa. Avete l'opportunità di nuotare in luoghi bellissimi perché la costa dei Trabocchi veramente basta solo scegliere, perché dove si sceglie bene. Sì, infatti stiamo facendo conoscere la Costa dei Trabocchi anche a nostri amici abruzzesi, magari della parte nord della costa, che è meno familiari, con meno familiarità di questa parte della costa abruzzese. Intendiamo insomma cercare di preservarla. Questa è chiaramente, nuotare lo sport più ecologico, perché si fa come dire, solamente con l'uso del costume, le mani e le gambe e tanto fiato. Quindi insomma cerchiamo di dare il contributo anche noi in questo modo alla conservazione di questo splendido tratto della costa. Oggi un buon numero di nuotatori e i primi sono andati anche molto forte, quindi la competizione c'è. La competizione c'è sempre, che poi alla fine quando si dà il via tutti i nuotatori ci tengono ad andare bene e a fare bella figura. I ragazzi sono molto forti e ci danno molta speranza per il futuro, sperando che loro poi possano prendere fare la nostra parte quando i nostri capelli bianchi saranno diventati eccessivamente bianchi. Siamo con uno dei protagonisti di questa giornata, protagonista non solo a Vasto ma un po' in tutta Italia dove c'è da nuotare. Ci dicevi che avete la possibilità di conoscere luoghi bellissimi per nuotare. Con questo trittico di nuoto, con Ortona, Rocca San Giovanni e Punta Derci, veramente ha permesso a delle persone come me, che non conoscevano queste spiagge, di conoscere un mare incantevole e così vicino a Pescara dove vivo. Quindi per me è estremamente piacevole e bello. C'è più difficoltà però a nuotare in mare, pure con un po' di corrente rispetto alla piscina. Assolutamente sì. In piscina abbiamo una striscia sotto gli occhi che dobbiamo seguire su e giù. A mare invece tante volte è importante conoscere le correnti, le maree, le onde, perché in questo modo si possono anche ottemperare a magari una minore velocità. Però chi conosce il mare riesce ad andare meglio di chi va in piscina, secondo me. Però l'emozione però poi di stare in mare rispetto alla piscina forse è maggiore. Assolutamente. In piscina sono praticamente 10 ore di noia e 1 minuto di stress, perché solitamente si fa una gara a due massimo al giorno, mentre il resto del tempo si rimane in tensione per poter aspettare la seconda gara. A mare parti e vai, ed è una cosa bellissima, secondo me è molto bella.